Una caratteristica fondamentale dei film dei supereroi sono gli scontri tra i protagonisti e spesso i villain della pellicola. Negli anni abbiamo visto combattimenti di tutti i tipi e devo dire che il genere ci ha abituati molto molto bene, infatti il 2021 non è da meno. Anche perché non prendiamoci in giro, gli schiaffoni sono una di quelle cose che vogliamo assolutamente vedere all'interno di un film dei supereroi, cioè questo genere si basa anche su questo aspetto. Per questo oggi vi dirò quello che secondo me è stato il miglior combattimento del 2021. Andiamo a vedere le nomination. Come primo nominato abbiamo il mandarino contro Yang Li dal film Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli. Seconda nomination dal film Eternals abbiamo Icarus contro Tena, Fastos e Makkari. Terza nomination dal film Spider-Man No Way Home abbiamo Spider-Man contro il Goblin. Ultima nomination di oggi abbiamo dalla serie TV Invincible, Omni-Man contro Invincible. Partiamo dall'analisi di uno degli scontri che mi ha colpito di più per vari motivi, cioè Spider-Man contro Goblin. Meravigliosa, assolutamente meravigliosa. Parto col dire che William Dafoe si riconferma essere sicuramente il miglior Goblin di sempre di quelli visti al cinema. E forse anche il miglior villain di Spider-Man, perché no? Le sue espressioni sono veramente inquietantissime e il combattimento mi ha colpito principalmente per due motivi. Primo motivo è coreografato meravigliosamente. C'è un utilizzo delle ragnatele di Peter che è veramente molto interessante. Per la prima volta non le utilizza solo per scappare o per lanciarle degli oggetti, ma le utilizza in maniera molto intelligente per sfruttare anche il peso del proprio corpo contro il nemico. Di scene di combattimento di Spider-Man ne abbiamo viste veramente tante, ma questo è il primo combattimento che io mi ricordi che utilizza questo aspetto veramente molto bene, come accade molto spesso anche nei fumetti. Poi le riprese fuori dal palazzo sono una roba veramente fighissima, un piacere per gli occhi. Non pensavo che mi sarei stupito così tanto da uno scontro del genere. La mia mossa preferita è sicuramente quando il Goblin prende Spider-Man e gli fa una spinebuster per terra degna del miglior Triple H, che tra l'altro è la seconda mossa di wrestling, perché qualche attimo prima Spider-Man prova a fare una Hurricane Run al Goblin ma non ce la fa perché il Goblin è troppo forte per lui. Comunque, il secondo elemento che rende molto molto bello questo scontro è la cattiveria di Dafoe, la sua prova attoriale. C'è un momento in cui Peter lo prende a schiaffi per 3-4 volte e lui si gira con questa faccia allucinata, super inquietantissima, che quasi mi ha fatto alzare in piedi al cinema per quanto cavolo è cattivo. Ho proprio sentito l'odio scorrere nelle sue vene, pazzesco quanto è bravo quest'uomo. Tuttavia, il combattimento è meraviglioso, la scena è molto bella, ma non mi è piaciuto tanto quello che è stato costruito intorno a questa scena. Spiego meglio, lui è bravissimo, è innegabile. Spider-Man prende tanti ceffoni in faccia che un po' se lo merita, sto ragazzino deve imparare a vivere, ma non trovo giustificata la motivazione di quel momento. O meglio, motivazioni non è che ce ne sono tante, perché sappiamo che Norman Osborn è un po' un pazzo. Però è un pazzo che non appartiene a quell'universo. Cioè lui è giustamente incattivito con il Peter Parker del suo universo perché hanno anche implicazioni al di fuori della vita supereroistica, del classico cattivo supereroe. Colpi Peter Parker di Tom Holland invece no, cioè appartengono a due mondi diversi, non ha mai avuto a che fare con quel Peter Parker, quindi ho trovato tutto questo astio nei suoi confronti abbastanza ingiustificato. Come in realtà altre forzature che ho trovato all'interno della pellicola, ma insomma questo è un altro discorso. Restando in tema, mi è piaciuto tantissimo anche lo scontro con Octopus, invece ho trovato lo scontro finale un pochino deludente, perché con il materiale umano, con i tre Spider-Man che avevano, potevano creare delle coreografie volanti molto più spettacolari, cioè potevano veramente spingere il piede sull'acceleratore, invece ho trovato tutto lo scontro un po' frenato. Bello il fatto che loro non riescano a coordinarsi, però poi in sostanza tanto hype per una scena che non mi ha fatto impazzire. Ovviamente questo è un mio personalissimo parere. Andiamo avanti, andiamo alla seconda nomination, abbiamo Mandarino vs Yang Li dal film Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli. Curioso davvero il fatto che anche in questo caso io abbia trovato lo scontro finale un po' deludente. Infatti ho inserito in nomination uno scontro che non è assolutamente quello finale e addirittura qua il protagonista manco c'è. In questo caso si affrontano il Mandarino, che oltre a essere un bravissimo combattente ha il potere dei 10 anelli, e Zhang Li, che poi nella storia diventeranno il padre e la madre del protagonista di Shang-Chi. Questo è uno scontro abbastanza tipico perché si trasforma piano piano in qualcos'altro. Mentre i due combattenti provano a sopraffare l'avversario, infatti, tutto si trasforma in una sorta di danza d'accoppiamento, in un rito d'accoppiamento tra i due personaggi. Infatti, quando si ritrovano faccia a faccia, si lanciano degli sguardi che ci fanno capire che, insomma, c'è dell'interesse tra i due, c'è dell'interesse. Tutto è coreografato benissimo e questo film, tra l'altro, è il primo film del Marvel Cinematic Universe in cui vediamo dei combattimenti che strizzano tantissimo l'occhio alle arti marziali orientali. Cioè, quando si guarda questo film è impossibile non pensare a Bruce Lee, che probabilmente, anzi sicuramente, è il massimo esponente al
cinema di queste tecniche di combattimento. Comunque, la messa in scena è veramente finissima, grazie soprattutto alla grazia e ai poteri di Jiang Li. E non vedo l'ora di rivedere Shang-Chi in futuro, perché alla fine del film lui ha sia i 10 anelli, sia i poteri della madre che gli sono stati tramandati dalla zia, quindi l'unione di questi due elementi potrebbe veramente creare uno scontro ancora più bello di quelli di Shang-Chi. E mi piacerebbe tantissimo vederlo scontrare con un personaggio che è molto abile nel combattimento, ma ha uno stile molto più occidentale. Per dire un nome completamente a caso, faccio un esempio proprio a caso, il primo che mi viene in mente, potrebbe essere interessante vederlo per esempio contro una Yelena Belova, perché no? Proseguiamo oltre e andiamo ad Eternals, in cui abbiamo Icaris contro Fastos, Makkari e Tena. Allora, parto col dire che questo qui è lo scontro che mi ha fatto più godere, perché Icaris è un personaggio che è costruito apposta per creare odio nello spettatore, cioè non si può entrare in empatia con questo personaggio, è proprio un personaggio da prendere a schiaffi. Quindi questo scontro finale è quello che mi ha fatto godere assolutamente di più. Ovviamente anche merito dell'attore, che è stato molto bravo a interpretare un personaggio super odioso. Inoltre, per quanto riguarda la tensione, è lo scontro che più mi ha tenuto sulle spine per un semplice motivo. Quando si guarda un film corale con 5-6 protagonisti, in questo caso addirittura gli Eterni sono 10, la morte potenzialmente è dietro l'angolo. È una cosa da preventivare, soprattutto se i personaggi non sono neanche così fondamentali per il futuro della saga cinematografica. Infatti la tensione qui si sente tantissimo, considerando, tra parentesi, che noi siamo arrivati allo scontro finale con 8 Eterni in vita su 10, perché due già ci hanno lasciato da tempo. Infatti, se prendiamo per esempio Spider-Man contro Goblin, sapevamo che nessuno dei due sarebbe morto. Lo scontro del Mandarino contro Yang Li, a parte che è uno scontro ambientato nel passato, ma poi sappiamo che sono due protagonisti che hanno ancora una storia da raccontare fino alla fine del film, devono almeno durare fino alla fine del film, quindi insomma lo sapevamo, lo immaginavamo tutti. In questo caso no, in questo caso la tensione è alle stelle, infatti mi aspettavo io personalmente che almeno un altro Eterno morisse per mano di Icaris. Quando prende Druig con raggio ottico ho detto ecco, abbiamo perso Druid, invece poi non è stato così e a posteriori devo anche dire per fortuna. Anche qui, non sto manco a dirlo, lo scontro è coreografato meravigliosamente. Molto bello anche il fatto che tutte le peculiarità e tutti i poteri dei singoli personaggi vengano molto fuori. Makkari qui si dimostra di essere il miglior personaggio con la supervelocità mostrato al cinema per quanto mi riguarda. E tutto lo scontro tra l'altro è di un'eleganza disarmante, ma come tutta la CGI vista all'interno del film, tutti i poteri di tutti i personaggi sono di un'eleganza veramente, veramente interessante. Per carità, io non sputerei mai su un film come Infinity War, assolutamente. Però in quel caso, per esempio, non c'è Hulk, ma il tasso di distruzione è veramente elevatissimo. Qua invece il focus è sui personaggi e sui loro poteri, e non ci sono delle spacconerie che siamo abituati a vedere in un blockbuster di questo tipo. Gli stessi poteri di Icaris o di Fastos potevano essere resi molto più colorati e molto più ingombranti. Invece sono lì, si vedono, non danno fastidio e sono visivamente molto molto appaganti, quindi ottimo lavoro Eterni. Passiamo all'ultima nomination di oggi e abbiamo Omni-Man contro Invincible. Scontro tra padre e figlio che più che uno scontro direi che è una mattanza di un padre nei confronti di un figlio, visto che Invincible non riesce a fare grandi cose se non prendere dei grossissimi schiaffi in faccia. Allora, facciamo una piccola riflessione. I due supereroi, anche se uno dei due, che è Omni-Man, è molto super e poco eroe, sono praticamente indistruttibili. Tutte le forze riunite del pianeta Terra non riescono nemmeno a fare un graffio a uno di questi due personaggi. Se in una città come Chicago, che è una città realmente esistente, si scontrassero queste due superpotenze, cosa accadrebbe? Molto semplice. Città mezza distrutta, palazzi che crollano, cadaveri in ogni angolo della strada, e tutte queste cose sono presenti in questo scontro finale. Curioso il fatto che questi elementi non si siano mai visti in un film live action, ma li ritroviamo in una serie animata. Ovviamente è comprensibile il perché. In Invincible c'è un tasso di sangue che supera probabilmente anche quello visto in The Boys. E solitamente l'80% dei prodotti supereroistici sono per un pubblico molto molto ampio, che prende anche degli spettatori molto giovani che non possono vedere questa violenza qua. Piccola parentesi, nei film Marvel non si sono mai viste le conseguenze di uno scontro di questo tipo, ma si sono viste le conseguenze delle conseguenze, curioso gioco di parole, le conseguenze delle conseguenze, e le abbiamo viste in Captain America Civil War. Decidono di non mostrare la distruzione, ma comunque viene raccontata dal generale Ross quando presenta i patti di Sokovia, gli accordi di Sokovia. Vabbè, questo non c'entra niente, ma è comunque per dire che la Marvel ci pensa a queste cose, ci pensa. Comunque, tornando a noi, Omni-Man è il padre di Invincible e tutto lo scontro ruota attorno
intorno a un insegnamento che vuole dare al figlio. I terrestri sono deboli, sono fragili, vivono molto meno di noi, non puoi affezionarti a loro perché noi siamo degli esseri superiori, siamo degli alieni e siamo venuti qua per conquistarli. E quindi non puoi affezionarti a una razza che vive quanto praticamente una nostra cena allo you can eat. E questo è proprio il motivo del perché la parte più interessante dello scontro avviene all'interno di una città. La distruzione ricercata da Omni-Man è proprio per far capire questa cosa qua al figlio. C'è una scena pazzesca in cui lui prende da dietro la testa di Invincible e la pone davanti a lui, e nel mentre sta arrivando una metropolitana in movimento. Quando la metropolitana si scontra con col viso di Invincible, si apre in due come del cioccolato fuso, e tutte le persone che si scontrano con Invincible, che in quel momento è fermo, tenuto da dietro dal padre, praticamente esplodono in mille pezzi. Neanche da dire, una scena crudelissima, però per far capire che effettivamente Invincible è indistruttibile, è un essere superiore rispetto agli esseri umani, che poi alla fine saremmo noi, eh. Quindi è una scena crudelissima, però paradossalmente è anche una delle scene più realistiche che abbiamo visto in una serie o in un film. Queste infatti sono le vere conseguenze che avremmo se avessimo a che fare con dei supereroi o con dei supercattivi di questo tipo. Per carità, è bello salvare l'universo, però avremmo anche questo, purtroppo. Inoltre è bellissimo anche lo scontro caratteriale tra i due personaggi. Invincible, il classico ragazzo giovane, coraggioso, che vuole a costo di perdere la vita salvare il pianeta Terra, gli abitanti del pianeta Terra. E dall'altra parte abbiamo Omni-Man, che invece è il padre, che è stato deluso delle aspettative riposte nel figlio e che quindi cerca in tutti i modi di dare un insegnamento molto duro al nostro caro Invincible. Veramente tutto molto poetico. Tra l'altro Omni-Man è un cattivo degno del miglior Goblin visto in tutti i secoli dei secoli. Anche se qui la rabbia è comunque giustificata dal personaggio, eh? Ogni riferimento a cose e persone puramente casuali. Quindi, tra tutte queste fantastiche nomination, qual è, secondo me, il miglior combattimento del 2021? A mio gusto personale, il primo posto va allo scontro visto in Eternals, quindi Icarus contro Tena, Fastos e Makkari. Ripeto, è visivamente appagante, coreografato meravigliosamente, ma sicuramente quel punticino in più gliel'ha dato la tensione che non sono riuscito ad avere negli altri scontri, perché non sapevo come sarebbe andato a finire, mentre gli altri erano tutti abbastanza prevedibili, chi più chi meno erano tutti abbastanza prevedibili. Quindi il mio premio di oggi va sicuramente ad Eternals. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto anche quest'oggi, vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Marvel Italia, così possiamo parlare della Marvel a 360 gradi, iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!